Ciao, un nuovo giorno, buona fortuna e felicità con i tuoi cari. Oggi è sabato 27 marzo 2021, per favore tratta positivamente tutti intorno a te. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo acquario. Cuore in pole position, famiglia permettendo. In prima linea, oggi non c'è il lavoro ma la vita affettiva, supportata da Venere e Marte, lei in sestile, lui in trigono al vostro segno, specie se complice il lockdown che vi ha tenuti lontani da tutti. Avete scoperto o rivalutato un tenero sentimento smanioso di emergere, accendendovi gli occhi di una nuova luce. Era ora, in barba all'irrinunciabile della libertà, finalmente date all'amore il suo giusto peso, avete smesso di fuggirlo, concordando con tutti coloro che l'hanno già capito prima di voi. L'amore è una cosa meravigliosa, come titolava il romanzo di Anne Sweeney. Non solo rose, naturalmente, l'altro dà molto ma in cambio si aspetta qualcosa, chiede, giudica, mandando in crisi alcuni ideali e altrettante sicurezze. Intime riflessioni sul passato, al quale avete già dato un taglio, se siete giovani ma già in grado di volare da soli, è il momento di affittare un monolocale. Astro tarocco del giorno per acquario. 8 denari. Una donna bruna, la fidanzata, la moglie, una collega ben disposta nei nostri confronti. Una crisi in amore, in questo momento, può essere rimediata facilmente e con successo. C'è una certa benevolenza intorno a voi, cercate di approfittarne, non lasciate comunque nulla al intentato. Può essere anche una parente o un'amica della persona amata. Una persona vi sta spiando e studia i vostri movimenti e le vostre mosse. Farete bene oggi di fidarvi poco delle persone che non conoscete davvero bene e da tempo. A sorpresa del vostro passato potrebbero tornare vecchie vostre conoscenze, è proprio vero. Il primo amore non si scorda mai. Un periodo niente affatto positivo, vi resta solo l'amore. La ripresa sarà lenta e in salita. La salute fa qualche capriccio. Non prestate orecchio a inutili pettegolezzi. Potrebbe essere fatale per voi essere coinvolti in pettegolezzi inutili. Procurate piuttosto di lavorare per portare pace nel vostro ambiente. Giorno ideale per chiedere consigli alle persone giuste. Ascolta gli altri con più attenzione. Telefonate, messaggi o posta in arrivo per voi. Qualcuno di questi potrebbe mettervi in imbarazzo e di fronte una scelta ben precisa da fare. Il sole in aspetto positivo oggi farà rifiorire la giornata di buone prospettive e Giove, in serata, darà il suo contributo a convertire in successo le buone opportunità. Alcuni di voi sapranno coglierle al volo, altri, più lenti e meno pronti, rischiano di far naufragare anche le opportunità migliori. Giornata problematica in cui Mercurio e Marte giocheranno per mettervi alla prova. Alcune persone oggi potrebbero risultare particolarmente irritanti. Non lasciate che i contrattempi vi scoraggino, oggi potreste affrontare tutto sotto una luce diversa. Vi sentirete in splendida forma, e questo sarà il periodo ideale per lavorare al meglio o per concedervi un'eccellente fase di relax, di vacanza. Potrete organizzare un piacevole viaggio, incontrare gli amici o portare a termine una trattativa di lavoro. In amore sarete irresistibili e il vostro calore umano sarà corrisposto. Preparatevi per una serata frenetica, e, se nessuno vi invita, invitate voi qualcuno a uscire. Dovrete reggere pure quest'oggi alla contrarietà di Urano che transita in Toro. Saranno possibili momenti un po' complicati con la vostra famiglia d'origine, ma che voi riuscirete a superare con la razionalità, l'equilibrio e un pizzico di ironia. In questo periodo avete proprio voglia di sentirvi liberi. Siete infatti preda ultimamente di sentimenti poco chiari e definiti che vi fanno soffrire. Sul lavoro, dopo una fase di litigi e delusioni, riuscirete a ritrovare serenità. Arriveranno anche contatti e proposte di lavoro. Valutate pro e contro prima di accettare. In amore stai attraversando un periodo di crisi e questo ti rende molto pensieroso. Nonostante tutto vuoi bene al tuo partner. Cerca di tornare indietro e capire cosa hai sbagliato. Mettetevi dalla parte delle persone che ti sembrano più sincere. In questa giornata ci sarà bisogno del vostro intervento in più di un'occasione.
Ma non dovrete sbagliare schieramento. Sapete bene dove sia la differenza tra voi e gli altri, ma questo non vi dovrà far dubitare della correttezza nei vostri pensieri e delle vostre idee. Piuttosto, bisognerà anteporre il bene altrui al proprio. Sgonfi, in tutti i sensi, troppe preoccupazioni, e non tutte motivate, compromettono l'energia vitale e lasciano poco spazio ai freni inibitori. Un po' di riposo, leggasi pure astinenza volontaria, è quel che vi ci vuole in questi giorni di che fanno seguito a uno sfrenato divertimento. Luna anonima rispetto al vostro segno ma perlomeno buona amica del vostro governatore Urano che vi mette di fronte al passato spingendovi a tagliare i ponti con tutto ciò che attualmente non va più, fuori dalla vostra vita qualcuno che a suo tempo ha svolto un ruolo importante, ferendovi nella scena finale come in un film da non rivedere. Improduttivi anche sul fronte professionale, si capisce che non avete voglia di impegnarvi e battete sfacciatamente la fiacca. Amore ed Eros, battibecchi in famiglia e frizioni con i vicini. Fareste meglio a scegliervi una spelonca nella foresta e restarvene tranquilli a meditare, oltretutto salutare con la pandemia in atto, il vantaggio di non dover indossare la mascherina, tanto chi arriverebbe fin quassù? Voglia di foga sul tappeto volante, anzi di più, su un razzo supersonico che vi faccia sparire dalla vista del mondo in un nanosecondo. Magari su Marte potreste trovare casa. Fantasmi del passato pronti a rendersi visibili e manifestarsi in maniera beffarda, a questo punto non serve più ignorarli, semmai provate ad affrontarli, una volta per tutte. Vi deliziate condividendo l'organizzazione di una prossima gita o un viaggio breve in una città d'arte con la vostra dolce metà. Nettuno, vostro pianeta nume tutelare, si trova in buona posizione dal segno con cui condividete rapporti di buon vicinato dei pesci e vi unisce sullo stesso comune terreno del desiderio di vivere arte, cultura, comunicazione, a tutto tondo con la persona che avete accanto. Questa ipotesi previsionale è più centrata e valida se appartenete all'Aquariana terza decade. Lavoro e denaro, nervosi a casa soprattutto se ad attendervi non trovate un partner innamorato ma battitappeto e aspirapolvere già pronti per l'uso, con la spina già inserita della presa. Vi tocca, se l'amato bene è super impegnato ed è imbronciato, o se per amor di libertà avete scelto la vita da single. Trovate geniali per chi lavora in proprio, trae in inganno un'idea che sembra partorita in un secondo e invece è frutto di mille riflessioni. Frenate la vostra impulsività, affidatevi alla riflessione e all'equilibrio per evitare tante volte di dover essere ripresi o richiamati o sgridati sul luogo di lavoro da chi in realtà è in difetto. Passata una situazione un po' ingarbugliata in ufficio, potrete riprendere il solito tran tran mettendo a disposizione il vostro piglio decisionale, l'energia che si dirige verso il sociale, quello dei colleghi e collaboratori, l'impronta innovativa che date a ogni iniziativa in cui siete coinvolti. Giove è adesso il paladino di un'abilità di movimento e di inventiva eccellente, che vi fa primeggiare alla grande, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 17 del mese di febbraio. Benessere, qualche crampetto improvviso, per chi si allena a casa propria ma lo fa maldestramente, praticando movimenti sbagliati anche lo stomaco reclama più riguardi e stanco di junk food. Controllate la pressione che in primavera subisce svarioni, soprattutto in manager impegnati come voi, eternamente pressati dalla fretta di concludere un progetto e ricominciare col prossimo. Questa è una giornata eccellente per te. L'energia astrale si presta ad aumentare l'equilibrio della tua salute fisica. Se sei troppo stanco, fai un pisolino. Per lei, aria di primavera nella vostra cassetta, via tutto, si spostano i mobili, rivoluzionando gli spazi rivoluzionate anche la vostra anima. Per lui, parti a sorpresa in famiglia per festeggiare un anniversario o un successo. Tutto in grande, fiori, musica, vivande, dolciumi per un esercito e un bottiglia magnum di champagne. Peccato siate solo in tre, e il terzo minore di 14 anni. Colore delle emozioni, turchese. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 10.
Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.